Quest'anno la manifestazione organizzata dall'Associazione Terra Antica e legata alla valorizzazione del territorio in tutte le sue forme è molto ricca di momenti interessanti. La musica popolare di Yamu, che vedrete più tardi su questo palco, e la musica di Aizama Voce in programma domani sera. Il teatro civile di Ulderico Pesce, i prodotti locali e l'artigianato lucano, il cinema e il teatro del gruppo Immagineria, insomma ce n'è per tutti i gusti. E dobbiamo ringraziare un pugno di ragazzi che ormai in tantissimi a Lauria hanno imparato a conoscere, ragazzi pieni di spirito di sacrificio che hanno sempre creduto nella forza e nella bellezza di questa manifestazione e con ostinazione l'hanno sempre portata avanti nel corso del tempo. Un ringraziamento va anche agli sponsor che hanno contribuito a far sì che questa due giorni fosse possibile, GF Impianti, Ristorante Vecchio Cinema, Disco Volante Bar, Bricos Caffè, Vinea, Gemelli Chiarelli SRL e la Compagnia del Cavatappi. Saluto, vedo in platea la presenza del consigliere provinciale Angelo Lamboglia, se vuole fare un saluto. E quindi possiamo partire. Iniziamo questa lunga serie di appuntamenti. Con un incontro particolare, l'incontro con uno dei protagonisti della nostra vita pubblica nazionale, il sostituto procuratore della Repubblica di Roma, il dottor Luca Tescaroli, che ringrazio per aver accolto il nostro invito. Un applauso. Per chi non lo conoscesse, il dottor Tescaroli ha un curriculum di primo piano. Giovanissimo magistrato, ha trascorso tanti anni in Sicilia ad occuparsi, fra le altre cose, delle inchieste sui mandanti occulti delle stragi del 1992 e soprattutto del processo sull'eccidio di Capaci, in cui hanno perso la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini di scorta. Da qualche anno è a Roma, dove si è occupato tra l'altro dell'inchiesta sulla morte del banchiere Calvi, un altro dei misteri italiani, fra scandali bancari, logge massoniche, servizi deviati, mafia, insomma, cose che succedono anche oggi. Con lui e insieme agli altri ospiti della serata, il professor Nicola Calcagno, il dottor Ottorino Arbia, aspettando Don Vincenzo Iacovino, vogliamo parlare di legalità, di diritti, di educazione alla cittadinanza. La legalità, una scelta di vita, è il titolo che abbiamo voluto dare a questo faccia a faccia. E vorrei ricordare che questo incontro si pone in continuità con un percorso su questi temi iniziato qualche mese fa in occasione della Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno promossa da Libera, che quest'anno si è svolta a Potenza ed ha riscosso un grandissimo successo in particolare tra i giovani. Consapevoli tutti, giovani e meno giovani, che la memoria deve diventare impegno, l'impegno si deve trasformare in sapere, in conoscenza di ciò che avviene nei nostri territori e il sapere deve diventare denuncia. La memoria, come quella di Giovanni Falcone. La memoria del giudice siciliano va al di là di qualsiasi anniversario, perché Falcone rappresenta tutti quei valori che vorremmo vedere incarnati in un uomo dello Stato, a partire dal coraggio delle idee. Falcone morì solo e sapendo di dover morire. Eppure non ha mai fatto un passo indietro, non ha mai rinnegato il suo impegno per le istituzioni e nelle istituzioni, quelle istituzioni che spesso, molto spesso, come ci racconterà il dottor Tescaroli, lo hanno umiliato e offeso. Luca Tescaroli aveva 26 anni quando venne assegnato alla procura di Caltanissetta, era proprio il 1992, dell'inchiesta sulla strage di Capaci conosce tutto, ogni verbale, ogni interrogatorio, ogni atto investigativo, e fu lui a rappresentare la pubblica accusa nel processo in corte d'assiso, fu lui a chiedere ed ottenere il carcere a vita per la cupola di Cosa Nostra. Tescaroli ha recentemente scritto un libro, Obiettivo Falcone, che potete trovare in un banchetto qui a fianco al palco, che focalizza molto bene l'attenzione su un fatto, su una serie di fatti che hanno sconvolto e determinato un cambio nella nostra storia nazionale. Un delitto annunciato, quello di Giovanni Falcone, si legge nel sottotitolo. Dottore, perché un delitto annunciato? Un
delitto annunciato, perché già nel 1989, cioè 3 anni prima che fosse la strage di Capaci, era stato organizzato un attentato che doveva essere eseguito a Palermo, in località Addaura, nella scogliera prospiciente alla villa che Giovanni Falcone aveva preso in affitto per il periodo estivo. Fortunatamente quel delitto fallì, perché il 21 di giugno, il giorno successivo a quando il delitto era stato programmato, gli agenti di scorta di Falcone, nel corso di una perlustrazione, sono riusciti a rinvenire l'ordigno costituito da un esplosivo molto potente che era collocato proprio in modo adiacente alla scaletta che Falcone avrebbe dovuto percorrere per recarsi a prendere il bagno. Un bagno che era stato programmato per il giorno precedente, per il pomeriggio del 20 giugno, e a quel bagno dovevano partecipare, oltre a Giovanni Falcone, gli appartenenti alla delegazione elvetica che in quei giorni si trovavano presenti a Palermo. E, diciamo, quell'appuntamento per prendere il bagno saltò all'ultimo momento, e questo consentì a Giovanni Falcone e ai suoi ospiti, tra virgolette, istituzionali, di salvarsi. E subito dopo questo attentato, con sadica ironia, si era diffusa la voce che Giovanni Falcone quell'attentato se l'era organizzato per agevolare la sua corsa alla nomina di procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo. E taluni si erano spinti a pensare che al massimo potesse essere una sorta di intimidazione. E sono stati necessari 18 anni per riuscire a cancellare la vergogna di quelle accuse che erano state ad arte fatte circolare per delegittimare Falcone, cioè che quell'attentato in realtà se l'era procurato lui per fini utilitaristici, per fini di carriera. Quindi un delitto sicuramente annunciato, perché vi fu un concreto progetto di attentato che solo per un fattore accidentale non venne portato a compimento. E proprio il fallito attentato dell'Addaura ci segnala uno dei fattori determinanti dell'esperienza di Falcone e della nostra storia nazionale, ossia l'isolamento professionale e la delegittimazione. Ieri, dottor Tescaroli, si parlava di professionisti dell'antimafia, degli specialisti delle carte a posto, delle lettere del corvo. Oggi invece c'è chi parla di magistrati come matti, come le Brigate Rosse, come cancro per la democrazia. È solo una questione di toni o qualcosa è cambiato? Oggi sembra di rivivere quella stagione del corvo che è stata evocata da lei, quando, è bene però ricordare di cosa si trattò all'epoca. Sì. Proprio nei mesi antecedenti all'attentato dell'Addaura, che doveva essere perfezionato, doveva avvenire il 20 giugno del 1989, vennero fatte circolare delle lettere anonime. Queste lettere anonime, attribuite al cosiddetto Corvo, contenevano delle gravi accuse nei confronti di Giovanni Falcone e dei suoi più stretti collaboratori, Giuseppe Ayala, Gianni De Gennaro, accuse in forza delle quali Falcone aveva diretto la mano di ex mafiosi divenuti collaboratori di giustizia, e in particolare di Salvatore Contorno, avrebbe agevolato con le altre complicità istituzionali il suo rientro in Sicilia
per far sì che venissero assassinati coloro che all'interno di Cosa Nostra, della mafia corleonese, detenevano all'epoca il potere mafioso. Questo naturalmente era radicalmente falso, però ebbe queste lettere, vennero inviate le più alte cariche dello Stato e produssero indubbiamente una intossicazione dell'informazione e contribuirono a delegittimare la figura di Giovanni Falcone, che era diventato all'epoca il centro propulsore delle indagini antimafia e aveva contribuito con altri colleghi a far nascere l'antimafia nel nostro paese. Oggi si assiste a qualcosa di diverso, ma che per certi versi io credo possa essere assimilato a quella sorta di intossicazione dell'informazione e, se possibile, diciamo, quello che accade ha delle dimensioni ben più ampie, poiché è in atto, a me pare, ma credo che sia sotto gli occhi di tutti, una azione di delegittimazione dell'intera magistratura. Assistiamo purtroppo a delle iniziative da parte di vertici delle istituzioni che dipingono i magistrati come dei loschi figuri, dicendo che si tratta di associazioni, di un'associazione a delinquere, e si tratta di persone che sono geneticamente diverse, e tutto questo francamente produce una delegittimazione dalle proporzioni totalizzanti e inaccettabili. Tutto questo sicuramente è falso, non corrisponde alla verità, però produce un effetto di delegittimazione nei confronti di rappresentanti delle istituzioni che con grande sacrificio sono riusciti a conquistare nel paese una credibilità con le indagini relative ad esempio a Tangentopoli, nella repressione della corruzione, delle concussioni che sono molto diffuse nel nostro paese, nell'azione di contrasto al terrorismo, nell'azione di contrasto al crimine mafioso, diciamo, lasciando sul campo anche molti suoi esponenti, perché molti magistrati sono stati assassinati per aver svolto il loro lavoro. E questa campagna di demonizzazione certamente richiama alla mente quello che accadde molti anni fa, prima dell'attentato della Daura, e il rischio, l'effetto è che attraverso la delegittimazione i magistrati vengano posti quali obiettivo, vengano sovraesposti e possono da queste condotte derivare anche delle conseguenze gravi, come fu per Giovanni Falcone molti anni fa. In obiettivo Falcone lei pone una sorta di continuità fra la Daura e la strage di Capaci. La Daura fu il prologo di Capaci, però per la Daura Falcone parlò di menti raffinatissime. Ora le voglio fare una domanda un po' provocatoria. Molte zone d'ombra dei fatti del 92-93 riguardano il coinvolgimento di pezzi dello Stato nella strategia destabilizzante, appunto, del 92-93. Basti pensare alla condanna di Bruno Contrada, che all'epoca era il numero 3 del servizio interno del SISDE, e il ruolo di Cosa Nostra negli equilibri politici della Seconda Repubblica. Lei si è occupato anche dei mandanti occulti delle stragi. E volevo chiedere, nella Seconda Repubblica è lo Stato a diventare un po' più mafioso o è la mafia che si è istituzionalizzata un po' di più? Beh, in termini generali, quello che mi sento di dire è che nel nostro paese si è assistito ad una singolare anomalia, poiché da almeno 150 anni si assiste ad una convivenza tra più strutture mafiose e lo Stato, e questo sembra francamente sorprendente, poiché per un verso abbiamo lo Stato
che dispone di uomini e mezzi in grandi quantità, ha la possibilità attraverso la repressione di, o avrebbe la possibilità, se lo volesse, di annientare le strutture mafiose che sono costituite da migliaia di assassini, di estortori, ma che certamente dispongono di mezzi e di uomini in misura inferiore rispetto a quanto potrebbe fare lo Stato. E in una logica manichea delle cose che contrappone il bene e il male, se lo Stato rappresenta il bene e il crimine mafioso rappresentasse il male, e queste due realtà fossero davvero antagoniste, non potrebbero convivere. Purtroppo invece questo accade, e accade da tantissimo tempo. E allora bisogna chiedersi perché ciò accade, perché ciò avviene. Una delle spiegazioni io credo sia questa, cioè non vi è una stretta linea di demarcazione tra lo Stato, che dovrebbe rappresentare il bene, e le strutture mafiose, che dovrebbero rappresentare il male. Cioè esiste un anello di collegamento, di congiunzione tra queste due realtà, che fanno sì che le due realtà, che dovrebbero essere tra loro antitetiche, possano convivere. Le inchieste giudiziarie degli ultimi decenni hanno dimostrato che effettivamente vi sono soggetti che hanno svolto questa attività di collegamento. Lei ha citato in precedenza Bruno Contrada, un funzionario dello Stato condannato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ma assieme a Bruno Contrada vi sono anche altri esponenti delle istituzioni, uomini politici, penso a Gianfranco Occhipinti, un deputato nazionale che è stato condannato per appartenenza ad associazione mafiosa. Ma ci sono anche molti altri casi, ad esempio di bancari che sono stati condannati per aver agevolato il trasferimento di denari di provenienza mafiosa. Penso ad altri appartenenti alle forze dell'ordine che sono risultati aver fatto delle confidenze ai mafiosi consentendo latitanze o impedendo che attraverso le imminenti esecuzioni di perquisizioni potessero essere sequestrati armi, sostanze stupefacenti. Insomma, penso a tutti quei soggetti che si trovano in questa area ibrida che consentono alle strutture mafiose di raggiungere risultati.